Beh, diciamo che all'interno del grande pacchetto del Recovery Fund di 750 miliardi c'è una linea di bilancio specifica che si chiama Next Generation EU per lo sviluppo rurale, che sono 8 miliardi di euro che l'Unione Europea ha deciso di assegnare al rafforzamento delle misure dello sviluppo rurale. Questi 8 miliardi, accompagnati dai 2 miliardi e 6 proposti dalla Commissione, fanno un pacchetto complessivo di 10 miliardi circa che vanno ad incrementare le risorse per il secondo pilastro della PAC. Un incremento che per l'Italia significa circa 1 miliardo e 200 milioni di euro all'anno, con una quota di cofinanziamento che potrebbe andare oltre il 50%, quindi oltre i 2 miliardi e 4 in totale. Risorse importanti che noi come Parlamento europeo, come Commissione Agricoltura, abbiamo votato dando priorità agli investimenti. Abbiamo detto 55% di queste risorse vanno agli investimenti e 35% vanno alle misure agroambientali. Quando parliamo di investimenti, ovviamente sono sempre investimenti green, quindi abbattere le emissioni, ridurre l'uso dei carburanti, aumentare la sicurezza del lavoro, spingere gli agricoltori verso l'agricoltura di precisione, lo smart farming, quindi una transizione ecologica che inizia subito già da questa politica agricola comune 2021 e 2022, in attesa della nuova PAC che, come noto, inizierà nel 2023. Con questo pacchetto di risorse si potranno spingere gli investimenti, quindi proviamo a pensare per esempio che significa migliorare la modernizzazione di tutte le macchine agricole, per esempio. Un agricoltore oggi ha una trattrice vecchia che consuma molto, che inquina molto, che è poco sicura, può sostituirla con l'aiuto di queste risorse con una trattrice nuova che ha meno emissioni, meno consumi e più sicura. Quindi, solo per fare un esempio, ma si potranno usare anche le nuove tecnologie per ridurre l'uso dei fitofarmaci, per esempio la digitalizzazione attraverso i droni, attraverso quell'agricoltura di precisione che nella futura PAC sarà molto sostenuta. Quindi aiuti per accompagnare questa transizione ecologica, ma sempre con un occhio all'economia, al sociale e alla capacità delle imprese di essere competitive e di stare sul mercato. I negoziati interistituzionali inizieranno nelle prossime settimane con la presidenza tedesca, che contiamo di chiuderli in uno, massimo due triloghi, e poi il pacchetto Next Generation EU per lo sviluppo rurale diventerà parte integrante del regolamento sulla transizione della PAC, cioè quella proroga di 2 anni che abbiamo pronto in attesa di voto finale in aula, quando i capi di Stato e di Governo completeranno l'accordo sulle prospettive finanziarie. Diciamo, data utile è dicembre di quest'anno. Speriamo, ovviamente ci auguriamo, che entro dicembre di quest'anno ci sia l'accordo dei capi di Stato e di Governo sul Recovery Fund e sulle prospettive finanziarie. Appena quell'accordo è raggiunto, automaticamente anche questo pezzo agricolo, diciamo, andrà avanti.